andiamo avanti con quanta potenza serve per un impianto a pavimento, casa da 140 metri quadri. Tra poco, finita l'emergenza, installerò un impianto da 4,5 kW senza cavo. Sul tetto c'è già un solare termico da 2 metri per uno. Allora immagino quanta potenza come contatore, immagino, no? Da 140 metri quadri di casa, ecco, mi viene difficile perché mi manca un dato fondamentale. Ho capito la superficie da riscaldare, ma non so quanto disperdono i tuoi muri, quindi quanta energia serve per tenere calda la tua casa. Perché se hai dei muri che sono carta velina, per scaldare 140 metri quadri mi servirà una grande pompa di calore. Se hai invece una nuova abitazione dove i muri sono molto coibentati, basterà poco per riscaldare. Quello che consiglio è comunque almeno avere un 6 kW in monofase per avere una casa completamente elettrica. Infatti, se hai una casa 100% elettrica, devi avere disponibilità di energia per poterla utilizzare in casa. Avrai il computer, avrai il forno, il phon, la piastra induzione, per far da mangiare, insomma, tante cose. Quindi non puoi permetterti di avere una casa elettrica e non dare energia elettrica per poterla fare funzionare. Quindi mi raccomando, un 6 kW di contatore monofase almeno deve esserci, ecco. Poi, in base alle dimensioni della casa, ecco, tipicamente io sopra i 200 metri quadri di casa, che sia nuova o vecchia, consiglio sempre di passare alla trifase. Perché? Perché iniziamo ad avere una casa molto ampia, molte stanze, quindi magari due, tre figli che utilizzano magari uno il phon, l'altro la piastra per asciugare i capelli e così via, no? Quindi dobbiamo avere tanta energia elettrica a disposizione. E poi per un altro fattore, in vista di un'auto elettrica che magari ti acquisterai tra 5, 10, 15 anni, hai bisogno di molta energia per poterla caricare velocemente. Non puoi permetterti di dover caricare la macchina e aspettare 10 ore perché la carica sia effettuata. Quindi avere già la trifase ti permetterà di avere una colonnina di ricarica dell'automobile in casa con una velocità di ricarica molto maggiore rispetto al monofase. Considera che poi un contatore trifase non costa molto di più come una volta rispetto al monofase. Costa sicuramente la richiesta, costa magari fare qualche lavoretto in casa, ma poi si parla di qualche 60, 80, 100 euro all'anno in più per avere un trifase rispetto ad avere un monofase. Quindi anche in questo ci sono venuti incontro perché capiscono, anche chi sta alla parte politica, che il futuro sarà elettrico e quindi danno anche queste agevolazioni. Bene, continuiamo allora con le domande. Il 6 dicembre 2019 ho iniziato a vivere senza gas con una pompa di calore e piastra induzione con contatore da 6 kW. Avendo una casa vecchia con 14 termosifoni su due piani più mansarda, ho 6 kW di fotovoltaico, cappotto, sandwich sul tetto e doppi vetri. Ho impostato temperatura di comfort a 20 gradi dalle 6 alle 21 e riduzione a 15 gradi dalle 21 alle 6. Acqua calda sanitaria a 48 gradi. I miei costi annuali erano di 2500 metri cubi e 2500 kWh elettrici. Farò il calcolo economico a fine anno. Pensi che la mia impostazione oraria sia corretta per avere bassi consumi? Perdo mediamente un grado e mezzo di notte, tenendo tutto spento. Allora, così da come me l'hai descritta, assolutamente sì. Fai una temperatura di comfort, quindi vai a riscaldare di più la casa di giorno, dalle 6 alle 21 e stai quasi spento di notte, perché se imposti a 15 gradi di notte, però mi dici che perde un grado e mezzo, non ci arriverai mai a 15 gradi, quindi stai sempre al caldo in casa. Casomai io aumenterei un po' di più la temperatura, però se tu stai bene a 20 gradi, ok, va bene così, e anziché lavorare dalle 6 alle 21, magari lavorerei una fascia un po' più stretta, perché il fotovoltaico alle 6 di mattina non ti dà niente d'inverno. Quindi se riesci a riscaldare magari dalle 8, 9 di mattina fino alle 18, 19 e star bene anche poi di notte, ancora meglio. Però già così assolutamente sì. Allora, potresti fare una recensione o un'analisi su un impianto in pompa di calore a pavimento fotovoltaico su una nuova costruzione in legno in zona climatica F? Allora, possiamo farla, casomai ti invito a contattarmi direttamente, vai su samueletrento.it,
vai sulla pagina contatti e facciamo proprio una simulazione sul tuo caso specifico, perché detta così è un po' grossolana la cosa, non so quanti metri quadri, non so il passo del tuo impianto a pavimento, non so effettivamente la potenza, il fabbisogno termico del tuo edificio, quindi della tua casa. Ecco, se mi scrivi in privato ti facciamo una simulazione così da dirti anche quanto consumerà la pompa di calore mese per mese, in modo che tu possa fare i tuoi ragionamenti. Abbiamo case anche in zona F riscaldate con pompe di calore, non per forza case nuove, ma anche case esistenti, quindi case che hanno bisogno di molta energia per essere riscaldate, e sono tutti contentissimi. Basta guardare le recensioni che abbiamo sui nostri siti, sono tutte positive. Non è detto che la zona F sia peggiorativa, sicuramente la pompa di calore consumerà di più rispetto a una zona E, perché l'inverno tra virgolette dura di più, ovvero abbiamo temperature più fredde d'inverno. Però considera che per le pompe di calore in realtà è meglio avere molto freddo che avere un freddino. Cioè, mi spiego meglio, la pompa di calore va più in crisi dai 2 ai 7 gradi esterni. Perché? Perché fa freddo e la percentuale di umidità è molto elevata e quindi gli sbrinamenti sono molto frequenti. Invece lavorare sotto zero, da 0 a meno 5, è vero che ci vuole più energia per riscaldare casa, è vero che la potenza termica della pompa di calore cala un po', però la macchina va meno in sbrinamento. Perché? Perché è meno umido e quindi c'è molta meno umidità e brina sulla batteria della pompa di calore. Un'altra domanda: quale marchio di pompa di calore è più affidabile? Quindi non qual è il migliore, ma qual è il più affidabile. Ecco, sull'affidabilità si apre un mondo. Quello che ti posso consigliare è verificare e assicurarti che ci sia un'assistenza preparata e quindi che ci siano dei tecnici competenti per mettere mano alla pompa di calore. Considera che chi aggiusta caldaie a volte non è in grado di aggiustare le pompe di calore. Perché? Perché sono due mondi completamente diversi, alcuni sì, alcuni no. Quindi non basarti solo sui centri assistenza delle caldaie, ma verifica che il centro assistenza sia un frigorista che abbia esperienza sul mondo frigorifero e sulle pompe di calore. Poi un'altra cosa da valutare sono le recensioni. Quindi l'affidabilità di una pompa di calore io la baso sulle recensioni che vengono date dalle famiglie che hanno quella pompa di calore. Infatti non esiste nessuna scheda tecnica migliore di un feedback dato da chi ce l'ha a casa propria. Quindi guarda le recensioni, fatele dare, fatti portare in casa di famiglie che hanno già una pompa di calore e fatti raccontare da loro come si trovano, quanto hanno consumato e quant'altro, e come si sono trovati con l'assistenza, perché quella è la vera affidabilità. Poi l'affidabilità la scopri anche da quanto tempo quel produttore, quel marchio ha a catalogo la pompa di calore, perché è inutile che qualcuno ti vende un'affidabilità di 10 anni quando magari a catalogo ha la pompa di calore da 5 anni. Come può pretendere di sapere cosa succederà dopo 10 anni se ce l'ha solo da 5 a catalogo? Quindi mi raccomando, affidati a produttori che costruiscono pompe di calore da almeno 20-30 anni. Ecco che loro conoscono l'affidabilità vera delle pompe di calore. Perché poi quelli che sono nati negli ultimi anni per la moda delle pompe di calore purtroppo non sanno dirti cosa succederà dopo 5, 6, 8 anni, perché neanche loro l'hanno mai visto.